Oh sì, buono! Buono! Però guardate che in realtà sono anche abbastanza bravetto, eh. Sono dolci e buoni. Ecco qua, io prendo il fiore più bello. Itadakimasu! Buon appetito! Per il momento food time che fa piangere le nostre papille gustative, Seba prepara con Kumiko l'inari sushi al gusto Sakura, che vuol dire ciliegia in giapponese, non Sakura la cattura carte, eh. Oggi continuiamo Sakura no Oinari-san. Benvenuti su una nuova lezione di cucina con Kumiko Arai. Yay! Ciao! Oggi ci insegnerà a cucinare, quindi iniziamo subito a cucinare. Adesso si passa a fare gli Inari Sushi! Allora, vedete? Prendiamo le zucche mono di Sakura, che sono praticamente super salate, e le mettiamo questi fiori di Sakura salati in acqua per farle perdere un po' il gusto salato. Ci laviamo le mani, ovviamente, e adesso iniziamo a fare questa lezione di cucina con questa gnocca di bambù. Togliamo il caffè che già lo vedo cadere. Lei ha detto che ha messo questi fiori zucche mono, li ha già messi per più di 30 minuti, anzi più di un'ora, nell'acqua per fare perdere tutto il salato. Adesso prende questi fiori di Sakura. Beh, questi li togliamo e poi li useremo più tardi. Intanto andiamo a preparare il nostro riso. Gohan. Gohan va riso. Riso. Risotto. Do you like risotto? Yes. Adesso prendo un po' d'acqua. Sì, acqua, acqua. It's water. Ah, soda, acqua pazza. Acqua pazza? Cos'è acqua pazza? Ecco Ok. qua la nostra Kumiko. Vedete come cucinano bene le ragazze giapponesi in cucina. Kumiko, ragazza giapponese. Quindi queste qua adesso si lascia giù con l'acqua per ben 30 minuti perché gli facciamo praticamente assorbire l'acqua al riso. Siccome la nostra Kumiko, incredibile ma vero, l'unica giapponese che non ha la macchina per fare il riso, lei usa la padella, io non lo so. E abbiamo scoperto che ci sono delle gnocche di bambù che a casa non hanno la macchina per fare il riso, quindi lei lo farà con la nostra fry pan. E bisogna fare molta attenzione perché cucinato così, perché comunque il riso deve essere fatto comunque al vapore, lo potete bruciare. Ve ne parlo da esperienza. Se sbagliate a cucinarlo può appunto bruciarsi. Io faccio un po' qua, assisto. Accendete il gas e voilà! Corenanfum? 強火で 沸騰してから弱火にして10分くらいです。その後20分くらい蒸します。Ok, allora ha detto che praticamente lo dovete mettere sulla pentola per 10 minuti a fuoco lento e poi appena finito lo lasciate per altri 20 minuti, 20 minuti a vaporare, cioè col vapore. Guardate quanto sono bravo, mi sento proprio un telecameraman di quelli professional. Correzio datta. Questo serviva, ha detto, che lei ha guardato sulle soluzioni. Anzi, non si dicono soluzioni, si dicono ricette. Ricette. Ricette, nani sore? Recipe. レシピ。Recipe in japonese niente da che. Recipe. In giapponese ricette si dice recipe. Intanto sto qua, mi bevo il caffè. Nani? Shiitake suki? Shiitake suki? Suki da yo. Suki? Suki. Dai suki. Dai suki. Dai suki. Adashi no anata no koto dai suki. Oddio. Doki doki shichau ne. Mo nakiso. Doki doki shichau ne. Vabbè, qua ci sono un po' di discorsi molto importanti. Lei mi ha chiesto se mi piace il fungo, e le ho detto sì, mi piace il fungo, mi piace tanto il fungo. E lei mi fa: ah, ti piace il fungo? Vabbè, discorsi a caso. Nanka, imama de ichiban kininatta serifu. Nanka, joyu shiteru kara. Beh, la nostra Kumiko, come sapete, fa anche l'attrice, e le ho chiesto qual è la frase di uno dei tuoi film che ti è rimasta più nel cuore. Kokoro no naka ni aru. Non è una ok. Nani? Alza la vista? もう疲れたっていう言葉がね、好きなんだ。もう疲れた。なんか西野カナっぽい。あ、本当に?言ってみて。もう疲れ、あ。もう疲れ、あ。Allora abbiamo capito che la frase preferita di あの、沸騰してるっていうことです。Ok, 沸騰してる. Allora vuol dire che vedete che sta un po' saltando fuori praticamente, quindi lo abbassa un po', lo fa farba più lenta. Yowame. Yowabi vorrebbe dire il contrario, debole. Bi sarebbe hi, che viene da hi, sarebbe fuoco. A fuoco lento. A fuoco lento. No, ma a fuoco lento. 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 In giapponese Yowabi. Ok. Yowabi.
Come vi avevo detto, 10 minuti lo deve mettere. Allora facciamo partire il timer. Eccolo qui. 10, 9. Ah, ma dai. Dovete sapere che la bellissima Kumiko ha anche partecipato al film dei Mates, quello che uscirà tra poco. Non so se ve lo posso dire, ma ormai sta per uscire, quindi va bene. Era anche lei al Kawaii Café. Kawaii Café Itachio, vuoi te lo? Vuoi te lo. Dodatta? Kawaii Café. Nani ga Kawaii Café? Va bene, naiso, お店の飾りとか。あ、うん、OK。まあ、ti sei divertito? Cioè, io questo ti è piaciuto? Se sì, era un bel ristorante. いや、可愛いカフェについてじゃなくて、メイツはどうだった？なんかイタリア人のユーチューバー。え？なんかいい人たちだったね。ha detto che tutti erano tutti dei molto simpatici. I Mates sono stati molto simpatici, anche sono diventata amica di Vegas abbastanza. Cioè, oddio, amica di Vegas non lo so, però di Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe San. E poi ha detto che la Sabri Gamer era molto sexy. Sabrina, né? Sabrina. Cosa nasconde il frigo di Kumiko? Andiamo a scoprirlo insieme. Non è niente di interessante. Vediamo che cos'ha nel freezer, però. Nel freezer la nostra Kumiko c'ha il riso. Questo ce l'ho anch'io, in realtà. Il gelato allo azuki. I gamberetti. Ancora gelati. E daietto janai no Kumiko. Daietto janai no Kumiko. Ah, ok. Hai detto che c'è... Ah, ok, gli ho chiesto, ma non sei a dieta? Perché tutte le gnocche di bambù sono tutte a dieta, anche se sono magre sono a dieta. Ma come mai c'hai i gelati? Non sei a dieta? Lei fa, no, ma quelli là ce l'ho là da mesi e mesi, l'ha portati un'amica. Vedete, perché sicuramente l'amica l'avrà ricevuta da un'altra sua amica e quindi per non ingrassare l'ha portata lei. Vedete come sono malvagie le giapponesi? Tra amiche è sempre così. Ah, se vanno più cotate? Te? Che canzone volete che vi canta? Scrivetemelo nei commenti. Magari nel prossimo video di Cucina con Kumiko ci canta qualcosa. We are on the run. Ah, alive. Oh, già puntata? Sono passati 10 minuti. Dovete spegnere il fuoco. Spento il fuoco, dobbiamo tenerlo a vaporare per 20 minuti. Quindi facciamo 7 di 20 minuti. Ecco qua che è partito. 20 minuti. Kumiko. 20 minuti. Minuti. Yes. Ditemi se vi piacciono questi video di cucina, che era un po' che non ne facevo. Scusate se faccio fare tutto a lei, però io in realtà mi sto concentrando a usare. Aspetta, che mi faccio vedere una gambetta di questo. E non ci riesco. Vabbè, poi vi faccio vedere. Comunque mi sono comprato lo stabilizzatore, quindi sono molto più stabili. Ehi, scusate, Kumiko. Asano Hikari Abite. La riconoscete? Asano Hikari Abite. Io mi sa che le do sore a boku ni sarà nare cicare a cure ta. Ci puoi cantare te, ma sono ricordo a me. Sono andata. Cioè, praticamente l'ha sistemata lei questo testo, ma se l'è dimenticata. We rising high. Sono tutte difficili praticamente questi testi. Infatti le mie canzoni in giapponese non hanno un testo semplice. Però dai, voi tenete. Sapete che di Alive c'era anche una versione inglese che non è mai uscita. In realtà l'ho già registrata, era tipo It's calling from the other side, it's telling you to survive. Però non me la ricordo più. Anche Eclipse in realtà. Mancano 12 minuti. Mi ha detto che in teoria dovrebbe sapere di Sakura, di fiore di ciliegio, perché l'ha fatta insieme. Ademo Maseruto! Kiko, Sakura no Aji Surune. Io capito. Vedete, in effetti se lo mescolate sa proprio di fiori di ciliegio. Cioè, tutto avete mita in... Ah, avete io. Adesso lo voglio assaggiare un pochino. Ok, assaggiamo un po' di Gohan al gusto di Sakura. Oggi Surune. Ma è buonissimo questo riso, l'ha fatto buonissimo e sa proprio di Sakura. Com'è che si dice? Riso al gusto fiore di ciliegio. Aiutami te. Riso al gusto di ciliegio. Riso gusto di ciliegio. Avete capito tutto? Miam. Miam. Guardate, la nostra Kumiko è talmente brava in cucina che non sa neanche aprire questa cosa. E quale zucchero hai, no Kumiko? Quale no? No? Come ne sai? Io questo non lo cucini te, questi inari. No, però è veramente difficile fare questo. Ecco qua, prendete il vostro inari e qua ci dovrete mettere dentro ovviamente il Gohan al gusto di Sakura. Perché questi sono Sakura nani? Sakura Gohan sushi, inari sushi? Sakura inari-san. Adesso ne apre tre che così ci fa vedere come si... Sakura kisugi janai? Yachitta.
E adesso lei prende il, vedete, prende un po' di riso. Guardate lei che brava. Lei c'ha il tarello perché lei è giapponese, quindi è capace, no? Lo mette dentro per fare il nostro inarizushi. E voilà! Ha detto che praticamente vi cadono le guance da quanto è buono. Come gotavete? Yeah! Oishii? Oishii! Oishii! Buono! Buono! Adesso ne assaggio un po' anch'io. Itadakimasu! Buon appetito! È buonissimo, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! È buono! Adesso ne faccio. È buonissimo, sono veramente buoni. Sono gli inari più buoni che ho mai mangiato. Sono buonissimi con questo sapore. Cioè, sanno di fiori di ciliegio. So che sembra una cazzata, ma è vero. Sono dolci e buoni. Korede, hanami suru hito ga iru? Mi ho chiesto se c'è gente che fa, che va a vedere i fiori di ciliegio, la fioritura dei fiori di ciliegio mangiando questi. Adesso ne cuciniamo ancora un po', ma sono veramente carini, che buoni! Sakura no ajisushita? Mm-hmm. Mi ha chiesto se sapevano di ciliegio e gli dico sì, sapevano proprio di ciliegio. In 15 minuti è pronto anche il nostro chawanmushi. Vabbè, comunque se volete vedervi anche il video del chawanmushi, andatevelo a vedere qua, che oggi abbiamo preparato gli inari sushi e il chawanmushi. Ma non vedo l'ora che inizia. Comunque non ve l'ho già detto nella lezione di cucina, io e Kumiko faremo un telefilm assieme, quindi non vedo l'ora. Proviamo a farne uno. Oddio. E Filippi? Muzukashi? Little bit. Pensavo fosse più semplice. Ok, mettiamo dentro. Mmm, che profumo di sakura. Su qua questo sakura non io in ecco. Ecco qua, io prendo il fiore più bello. Ecco qua. Intanto vado avanti ancora, ne facciamo ancora una. Questo è quello che lei non è riuscita a fare, ne provo a fare un altro. Tanto io sono un cuoco provetto. Ormai avete capito che se non mi va bene questa cosa da YouTube, verrò a fare praticamente riori a domicilio. Cioè vengo a casa di tutte voi o tutti voi e vengo a cucinarvi. Se volete che vengo a casa vostra a cucinarmi, se vi dite che secondo voi questa potrebbe essere la carriera per me, scrivetemelo nei commenti e ci farò un pensierino. Mi sembra di essere abbastanza bravo, sinceramente. Non vorrei tirarmela, però guardate che bello. Ma io già, ormai. Facciamone ancora uno. Adesso dico di non aprirlo troppo, perché sennò fate shippai come ha fatto Kumiko, no? Continuo a ricordarglielo. Che sono bastardo dentro io. Però guardate che in realtà sono anche abbastanza bravetto, eh. Guardate qua, facciamo anche gli ultimi due. Sushi ko. Oh, ikkaide! Questo in una volta, guardate come è venuto perfetto. Quello di Kini, wow, sugoi, ne? Guardate, io in un'altra vita secondo me facevo il susharo. Facciamo l'ultimo inari sushi. Una cottane. Ho rischiato di romperlo come ha fatto Kumiko, che qua l'ha sbagliato, vedete che qua l'ha aperto, vedete, ma non dovete fare così, dovete fare come me. Ok, haita. Oh, kimochi. Ok. Vabbè, discorsi a casa. Oh mio Dio. Vabbè, questo ve lo traduco con i sottotitoli che è meglio. Oh, è entrato. Eccolo qua. Oh, wow, eccoci qua tutti. Inari sushi. Kore owari? Owari. Shuryo. Shuryo, ne abbiamo fatti 10. Guardate che carini. Ecco qua, i nostri inari sushi sono pronti per essere mangiati. Hanno un profumo buonissimo. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questo video di cucina. Non perdetevi la parte del chawanmushi che uscirà in uno dei prossimi video. Adesso ce li mangiamo. Ditemi se vorreste assaggiarli. Ci vediamo con un altro video domani alle 2 di pomeriggio. Ciao. I'm gonna